San Paolo lascia tutto per Cristo, piega le ginocchia davanti al Padre che ha il potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare. Nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco commenta le parole di San Paolo, ricordandone la preghiera di lode verso il Signore che è come un mare senza spiagge, senza limiti, un mare immenso. Così l'Apostolo delle Genti chiede al Padre per tutti di essere potentemente rafforzati mediante il suo Spirito e la grazia della presenza di Cristo per crescere nella carità. Davanti alle nostre piccolezze, ai nostri interessi egoistici, tanti. Paolo scoppia in questa lode, in questo atto di adorazione e chiede dal Padre che ci invii lo Spirito per darci forza e poter andare avanti, che ci faccia capire l'amore di Cristo e che Cristo si consolidi nell'amore. E con questa vita interiore si può capire che Paolo abbia lasciato perdere tutto e consideri tutto spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Cristo. Ci fa bene pensare così, ci fa bene adorare Dio anche a noi, ci fa bene lodare Dio, entrare in questo mondo di ampiezza, di grandiosità, di generosità e di amore. Ci fa bene perché così possiamo andare avanti nel grande comandamento, è l'unico comandamento che è alla base di tutti gli altri, l'amore. Amare Dio e amare il prossimo.